Benvenuti al Pala SGR, sfida ad alta quota, stasera gira la testa, attenzione alle vertigini. Adesso ci sarà la presentazione dalla viva voce di Matteo Nicolini, lo speaker ufficiale. Numero 5, Daniele Toscano. Numero 6, Matteo Pavini. Numero 7, Leonardo Zaccariello. Numero 8, Capitano Maurizio del Testa. Numero 10, Antonio Gambolani. Numero 14, Lorenzo Caroni. Numero 15, Giovanni Giulio. Arriva il buona partita a tutti del nostro mitico Matteo Nicolini. Christian, cosa dire sullo speaker ufficiale? Beh, lo speaker ufficiale è giovane ma buono, nella botte piccola c'è sempre un vino buono, crescerà, cresceremo tutti insieme in una città bellissima come quella di Sant'Arcangelo, che ci regala schiaccioni come quello di Luca Bedetti a due mani al primo tentativo, mentre dall'altra parte vediamo aggrapparsi al ferro altri giocatori di Cecina. Mamma mia, che inchiodata di Medizza, ci sarà veramente da emozionarsi questa sera. Tante emozioni ci hanno accompagnato sempre qui al Pala SGR, ma questa sera è l'ultima delle emozioni provate qui, è proprio la vittoria nel derby contro NTS Basket Rimini. Stasera però ci aspettiamo una partita molto più difficile, anche Costa Sinari alla vigilia ha detto sì, Cecina è una squadra veramente forte, veramente fisica, tirano tantissimo da tre punti, soprattutto col mancinaccio toscano, e arriveranno arrabbiatissimi dall'ultima sconfitta interna contro Piombino per 62-61, quindi un punto soltanto. Toscano nel momento decisivo ha sbagliato due tiri liberi che poi ha mandato in lunetta un giocatore di Piombino che ha definitivamente portato a casa la partita. Chiaramente sono arrabbiati, ma Simone, al Pala SGR puoi essere arrabbiato quanto vuoi, ma qui di ignoranza cestistica ce n'è tanta. Ignoranza che prende forma giorno dopo giorno. Approfittiamo per parlare di cattiveria agonistica per dire che manca Francesco Bedetti, ancora infortunato, per lui problemi muscolari, probabilmente per alcune settimane non sarà dei nostri, e quindi questo tour de force gli Angels lo dovranno fare senza di lui. Nessuna paura però, perché i ragazzi di Costa Sinari hanno voglia di darsi da fare, sarà importantissimo, tante le motivazioni anche personali dei ragazzi quest'oggi. C'è chi dopo mesi vede i propri genitori in tribuna, direttamente dagli Stati Uniti i genitori di Julian Gualtieri sono qui a tifare per lui. Sentiamo l'inno degli Angels che riecheggia all'interno del Pala SGR quando mancano poco più di tre minuti all'inizio, e qui cominciano a scaldarsi i cuori giallo-blu. Dicevamo di quanto sia importante avere motivazione anche dalle tribune. Quest'oggi di ritorno dall'Irlanda c'è una fidanzata particolare, no Christian?
una fidanzata particolarissima, anche perché è lei stessa una giocatrice di pallacanestro, Giada Angelini, la ragazza di Nicola Picciobianchi, che sarà non motivato, molto di più, probabilmente le molle che tiene ai piedi questa sera scatteranno come mai nella propria vita. È contentissimo lui naturalmente, ma questa sera questa contentezza, questa felicità bisogna trasformarla in agonismo, in voglia di portare a casa questi due fantastici e bellissimi punti. Tutto è pronto, manca pochissimo, 2.22 all'inizio della partita. I giocatori cominciano ad avviarsi verso le proprie panchine. Sarà, lo ripeto, una partita ad alta quota. Cecina è a più 4 nei confronti di Sant'Arcangelo, aveva vinto tutte le prime 11 partite, poi due sconfitte su 3 l'hanno riportata in terra e hanno fatto scalare la classifica all'Unieuro Forlì, che ora conduce il campionato a più 2 proprio sugli ospiti di oggi. Sant'Arcangelo è a 6 punti dalla vetta e a 4 da Cecina, vuole accorciare tutto questo per poi andare nella prossima difficilissima, quasi impossibile partita, chiamiamola miracolo, a Forlì. Chiaro che se dovesse arrivare un risultato positivo nella giornata di oggi ci potrebbero essere motivazioni ulteriori per andarsi a giocare altri 2 punti, un'altra battaglia, un'altra lotta per tutti e 40, 45, 50, quelli che saranno i minuti. Ora vogliamo solo goderci quella di oggi, pensiamo al presente, non al futuro, come ha sempre detto Costa Sinari, viviamoci gara dopo gara e intanto costruiamo la salvezza che si sta oggettivamente e materialmente costruendo piano piano, e poi penseremo a tutto quello che ne conseguirà. Intanto Simone, 40 secondi all'inizio, un pubblico sempre più gremito, quello del PalestraGR. Giustamente i tifosi gialloblu hanno voglia di fare festa con i loro tifosi, quale miglior augurio per queste feste di Natale se non quello di essere qui al PalestraGR a tifare per i propri beniamini. 20 secondi all'inizio, dopo la reunion del giorno di Natale, ecco che Santo Stefano si dedica subito al basket gialloblu. Quintetti che entrano adesso in campo tra l'applauso sportivo dei tantissimi tifosi. Siamo prontissimi alla partenza. Il tabellone è pronto a riempirsi di numeri, adesso è lo zero quello che la fa da padrone, ma fidatevi, durerà poco. Tutto è pronto, pronti a partire in questa corsa che dura 40 bellissimi minuti. Primo possesso Ingez con Gioele Moretti a spingere la transizione, vediamo subito come si adatta la difesa di Cecina a uomo, prova subito l'uno contro uno, do il palleggio, Luca Bedetti perde per un attimo il pallone, ci pensa Tia Cardellini, poi vi dirò che cosa ci ha promesso Cardellini nella giornata di oggi, recupera praticamente un pallone Giogione Moretti e subisce fallo, fallo del numero 5 Daniele Toscano, il mattatore autentico della formazione ospite. Dicevo, la scommessa di Cardellini è quest'oggi di fare più di 25 punti, nel caso succedesse il sottoscritto pagherà una cena al nuovo acquisto di Sant'Arcangelo di quest'anno. Intanto Saponi segna i primi 2 punti della gara, subito difesa zona 2-3, quella di Sant'Arcangelo, forse un po' troppo aperta per coprire gli scarichi dagli angoli, esce, rientra il pallone dietro per il numero 10, Gambolati prova il gancione, non va a bersaglio, allora ancora Luca Pesarisi che torna in quintetto, dopo tanto tempo da sesto uomo, se la vuole giocare il Pesa, scarico no look da fantasia per il triplone di Tia Cardellini che non va a bersaglio, è ancora zona in difesa sul palleggio di Carotti. Carotti convocato per lo Star Game della Serie B insieme a un altro giocatore di Cecina che è Daniele Toscano.
arriva il primo fallo fischiato a Gioele Moretti e si ripartirà con la rimessa laterale, dicevamo, la zona di Sant'Arcangelo per sopperire anche all'assenza di Francesco Bedetti. Molto spesso vedremo questa sera probabilmente giocare i due lunghi Botteghi e Sapone insieme. Intanto numero da circo per Luca Bedetti, che poi ferma il palleggio dopo aver recuperato un rimbalzone sul tiraccio del giocatore di Cecina. Si butta dentro, il motorino è sempre quello, il passo è troppo lungo per concedere il giusto equilibrio al corpo di Luca Bedetti. Partenza, Simone, a ritmi molto alti ma dal punteggio ancora molto basso. Fase di studio, si direbbe nel calcio. Intanto Carotti fa una zingarata là in Iverson, poi la scarica fuori, tentativo di uno contro uno, buca al centro dell'area, appoggia molto bene del testa, capitano di Cecina, ragazzo dell'89 come Luca Pesaresi. Tentativo adesso è di Saponi, che va a dare un ottimo assist per Gioele Moretti. Il nostro playmaker è alto 2 metri, si chiama Alberto Saponi, attenzione. Palla che si muove veramente bene per il tiro di Gambolati, poi la lotta a rimbalzo premia Gioele Moretti, che va a subire il fallo dello stesso capitano di Cecina. Primo fallo ovviamente per il capitano ospite Cardellini, marcato in maniera super aggressiva da Carotti. Si parla molto bene di Carotti, un bellissimo prospetto, tra l'altro ragazzo molto giovane, quindi vedremo se stasera saprà farsi vedere. Palla che arriva a Saponi, sportellate al limite del regolamento, poi arriva il fischio dell'arbitro. Il fallo va contro Francesco Fratto, ragazzo del 91 che mette sicuramente tanta fisicità, in questo caso viene punito dagli arbitri. La palla per Bedetti che appoggia, 6-2 per Sant'Arcangelo dopo che sono trascorsi praticamente 3 minuti. Gambolati tira e segna il piazzatone. Tentativo adesso di Pesaresi, che chiama lo schema per i suoi. Si va da Cardellini, la palla per Saponi che arriva veramente col contagiri, altro assist di Saponi per Moretti, che in queste due azioni è diventato mancino. Gambolati va a cercare Fratto sotto canestro, la stoppata di Luca Bedetti che non ha nessuna intenzione di cedere un millimetro. Pesaresi, tiro da 3 punti, solo primo ferro, ma rimbalzone di Gioele Moretti. Ancora Cardellini, lo scarico per Capitan Saponi, non vuole tirare da 3, si butta dentro, cambia mano e appoggia di sinistro. Grande azione, Cozzassinari voleva anche il fallo, non è d'accordo l'arbitro, ma azione di grande rilievo per il capitano gialloblu. Signori, che partenza, altro recupero, altro fare in attacco di Cecina fatto da Fratto. Ma signori, volevo andarvi a sottolineare una cosa: Gioele Moretti ha un'intelligenza tattica straripante. 2 taglie al centro quando si è creato un buco nella difesa di Cecina, molto aggressiva quando arriva la palla in post basso a Alberto Saponi. Molto spesso la difesa tende a collassare verso il centrone e Gioele Moretti lo ha capito in maniera perfetta entrambe le volte. In questo caso rischia di perdere il pallone e riesce comunque a non andare in fallo. Tia Cardellini forse esagera col ball handling e perde il possesso della sfera. Dicevo comunque di Gioele Moretti, oltre ai 2 canestri con la mano mancina, 2 rimbalzi, 2 falli subiti, partito veramente bene. La scelta di Cozzassinari di metterlo subito, soprattutto in una difesa 2-3 a zona, può dare sicuramente molti problemi all'attacco di Cecina, perché molto molto rapido e può spostarsi anche in avanti come in questo caso.
5:30 dalla fine di questo primo quarto. Ci prova Carotti col bombone a bersaglio. Ecco Simone, una cosa che non deve fare Sant'Arcangelo è far tirare da fuori Cecina, squadra dalle percentuali altissime dai tre punti. Sì, dicevamo di Carotti, ragazzo del 97, gran mano per lui. Bello l'assist di Pesaresi, purtroppo non trova il canestro Moretti, poi va a far calare la mannaia per fermare il contropiede. Gambolati prende il rimbalzo e subisce il fallo di Gioele Moretti. Sarà rimessa per gli ospiti. Dicevamo che Cecina è una squadra che ha tantissimi punti nelle mani e quindi sarà importante difendere in maniera attenta per i giocatori di Sant'Arcangelo. Gambolati la sua finta, poi l'ultimo tocco è di Medizza, la rimessa sarà per i padroni di casa. Palla capitan Saponi, si va da Luca Bedetti, chiama la palla Gioele Moretti, che c'è un mismatch con Gambolati, non se la sente di giocare immediatamente l'uno contro uno, vuol far giocare la squadra Gioele. Pesaresi prende la linea di fondo, poi scarica fuori ancora per Moretti, che si butta dentro e va a segnare subendo anche il fallo ma non sanzionato dagli arbitri. Vola a terra Gioele Moretti e del resto il mismatch è importante. Gambolati, giocatore lungo, giocatore che tira bene dalla media, ma sicuramente ha un impatto diverso Gioele Moretti. Ancora Gambolati con la palla in mano, consegnato per Carotti. 10 secondi dei 24 da giocare, Carotti si butta dentro, lo scarico era per Medizza ma arriva prima il fischio degli arbitri che va contro capitan Saponi, sarà rimessa laterale per gli ospiti. La rimessa fuori, si va ancora da Gambolati, questa volta è contro Pesaresi, il mismatch è per Cecina. Gambolati sbaglia incredibilmente, arriva il rimbalzone di capitan Saponi, dall'altra parte non trova i due punti Luca Bedetti. Ottima la difesa di Cardellini che induce Carotti all'infrazione di passi, sarà rimessa per Sant'Arcangelo. Vi diamo due numeri: Cecina dall'inizio dell'anno sta tirando col 35%, scusate, col 50% da due punti, 18 su 35, con il 33% da tre punti, col 73% ai liberi. Sarà importantissimo per Sant'Arcangelo, squadra che viaggia a 74 punti di media Cecina, tenere con la difesa e fare in modo che Cecina non vada oltre la solita media punti. Intanto arriva l'errore dall'arco da parte di Luca Pesaresi, che non ha ancora trovato confidenza con il cotone della retina. La penetrazione, un fallo evidentissimo su Saponi a rimbalzo, ma poi Medizza non riesce a prendere lo stesso il rimbalzo nonostante il centro sant'arcangiolese fosse andato per le terre. A palla a Moretti, lo scarico per Pesaresi, 5 secondi allo scadere dei 24, le finte di Pesaresi che poi alza l'arcobaleno, sbaglia, rimbalzone da parte di capitan Saponi che appoggia il semigancio mancino. Tiro da tre immediato di Cecina a bersaglio, attenzione, non vogliono mollare nulla, del testa il capitano di Cecina decide di rispondere lui al fuoco. 14:10 per Sant'Arcangelo, ultimi tre minuti del primo quarto. Palla arriva sotto per capitan Saponi che si vuole giocare l'uno contro uno, si va a conquistare due tiri liberi importantissimi, soprattutto dopo una botta psicologica come può essere un contropiede fulmineo concluso con una conclusione oltre l'arco. Sant'Arcangelo
del Testa, che si aggira sugli 11 punti e mezzo di media a gara. Un primo quarto comunque che ha visto Sant'Arcangelo fino a questo momento difendere molto molto bene. Se intanto a bersaglio il primo tiro libero di Saponi, dicevamo, se Cecina è una squadra che segna 74 punti di media, vuol dire che siamo a una media di 18 punti a quarto, siamo solo a 10. Ottima la difesa e ottimo l'attacco, soprattutto da due giocatori come Saponi e uno splendente Gioele Moretti. Intanto è entrato col numero 10 Giulian Gualtieri proprio al posto di Luca Bedetti. Zaccariello si butta dentro, fuori lo scarico per il numero 15 Bruni, che palla che finisce sul secondo ferro. Giulian corre subito in contropiede, vuole far vedere di che pasta è fatto, non viene fischiato il fallo, forse un po' di paura da parte del numero 10 appena entrato nello scacchiere. Scarico ottimo e buttato chissà dove da Toscani, che si mangia un gioco facilissimo da due punti. La palla è fuori per il bombone di Luca Pesaresi, che non va a bersaglio. 0 su 3 per lui quest'oggi. Si deve sbloccare il numero 6 per dare anche nuove soluzioni all'attacco e soprattutto una difficoltà maggiore nelle soluzioni difensive per Cecina. Arriva la palla sotto con raddoppio di Pesaresi, il fallo però è di Tia Cardellini, che abbassa la leva che esce dal proprio cilindro e manda in lunetta Zaccariello. E a 1.48 dalla fine di questo primo quarto rientra Nicola Picciobianchi, autore di una partita discreta in quel di nella vittoria a Trecate. Non ha segnato, ma ha preso 5 rimbalzi fornendo 2 assist. Poi la ricordiamo tutti la prestazione contro il Basket Rimini, rientrato dopo 2 mesi di infortunio. Va bene, la prima azione è andata per terra, ma da lì ha cominciato a devastare completamente baracca e burattini e ha deciso di dominare la partita. 2 su 2 intanto per Zaccariello, meno 4 Cecina a 1.48 dalla fine di questo primo quarto, punteggio ancora abbastanza basso. Alza il baricentro Cecina, che sta difendendo veramente bene, veramente molto aggressiva. E allora Gioele Moretti da Giulian Gualtieri gira la palla nelle mani di Pesaresi, lo scarico ottimo per Saponi, che se la vuole giocare. Ha giocato molto bene in post basso fino adesso. Altro movimento da poesia pura, quello di Alberto Saponi, che porta a spasso tutta la difesa, passo e tiro, fallo e 2 tiri liberi per lui. Bruni va a commettere il fallo, 2 tiri liberi in virtù del bonus per Capitan Saponi. Arvidas Saponis dalla linea della carità, buono il primo. Buono anche il secondo, 18 a 12, 90 secondi alla prima sirena. Attenzione, ricordiamo, classifica cortissima fra le due formazioni, 20 punti Sant'Arcangelo, 22 Cecina. Sant'Arcangelo vuole l'aggancio, Cecina vuole ricacciare indietro la formazione romagnola. Mille le motivazioni dietro a questa partita. Tentativo adesso di Zaccariello, che deve tirare lo scarico, scadono i 24, arriva il tiro allo scadere, non tocca nulla, giustamente i giocatori fanno presente che sono 24 secondi, la palla poi era finita sulle mani di Saponi ed era uscita, ma giustamente se non tocca il ferro la rimessa deve essere di Sant'Arcangelo, così infatti viene corretta la decisione. Giusto il fatto che fosse stato Saponi l'ultimo a toccare, ma prima c'erano stati i 24 secondi. Gioele Moretti intanto, tanti minuti da playmaker per lui, arriva il tiro da tre da parte di Giulian Moretti, che dedica immediatamente
una delle dediche più dolci dell'anno per lui. Medizza, la palla fuori, tentativo di penetrazione, lo scarico per Zaccariello che alza la testa, tiro sbagliato, lotta a rimbalzo, arriva il fischio degli arbitri. Vediamo contro chi va. Viene dato il primo fallo a Giulian Gualtieri. 21-12 dice il punteggio, 28 secondi abbondanti da giocare in questo primo quarto. Da capire, visto che il bonus è acceso da entrambe le parti, ci saranno due tiri liberi per Del Testa, che vuole andare a rimpinguare il bottino personale. Abbiamo visto Medizza cadere a terra e quindi ci si aspettava di vedere il lungo a tirare i liberi, anche perché Medizza era a terra, poi Del Testa ha inciampato sul proprio compagno steso. Però questa è la decisione degli arbitri, 2 su 2 per Del Testa. Esce Gioele Moretti, autore di un primo quarto in versione monster, e rientra Luca Bedetti. Arrivano una serie di proteste contro gli arbitri da parte di coach Campanella. Saponi, la palla per Gualtieri, si va da Pesaresi. 4 secondi di discrepanza tra il cronometro dei 24 e il tabellone della partita. Pesaresi continua con la sua serie di finte, decide di scaricare sotto per Saponi, serie di tocchi, l'ultima è di Zaccariello, recuperata di Bedetti che alza l'arcobaleno, solo primo ferro per lui. Finisce qui il primo quarto sulla rubata di Nicola Bianchi. Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità. Tifosi di casa che intonano Romagna Mia. Normalmente lo fanno in trasferta, questa sera lo vogliono dedicare ai propri beniamini. Diventa anche una sfida tra regioni, ovviamente, sempre con la goliardia, la simpatia della curva più giovane d'Italia. Altra stoppata, la seconda di Luca Bedetti, che tra l'altro aveva tirato la palla sulla testa a Medizza, quindi la rimessa sarebbe stata di Sant'Arcangelo. L'arbitro la consegnerà a Favilli e quindi sarà Cecina. La palla arriva a Bruni, il tiro di Gambolati sbagliato, rimbalzone di Capitan Saponi, si va da Pesaresi. La palla per Saponi, il tiro da tre punti, solo primo ferro. Il rimbalzo di Bruni, ma c'è Pizzo Bianchi che lo vuole contrastare. Medizza va a appoggiare due facili punti. Qui giustamente Cecina vuol far vedere la maggior forza. Perde la palla Pesaresi perché si tratta proprio di pressing e forza fisica. Chiama lo schema Luca Pesaresi. Lo scarico per Luca Bedetti, si va da Capitan Saponi. Serie di finte di Saponi che poi incrocia, appoggia di destro, perde l'equilibrio sul contatto, non è falloso per gli arbitri. 18 per Cecina, 21 per Sant'Arcangelo. Medizza cerca l'uno contro uno, poi cambia idea. La palla Gambolati che si butta dentro e appoggia di sinistro. Time out per coach Tassinari per fermare questa fiammata degli ospiti che si sono riportati a contatto. Avanti di una sola lunghezza adesso Sant'Arcangelo dopo un minuto e mezzo del secondo quarto.
Dicevamo, Cristian, fuori onda, che Cecina avrebbe cercato all'arma bianca di andare a fare punti. Così è stato. Cosa deve fare adesso la squadra di casa per ricreare il break e tenere indietro gli ospiti? Sì, Cecina nel primo parziale non aveva segnato tanto e ce ne eravamo accorti, e sapevamo anche che poteva tornare a segnare e creare tanti problemi. Per tornare, per cambiare rotta, diciamo, Sant'Arcangelo deve intanto cercare di costruire un gioco per battere il prima possibile, diciamo. Questo pressing sta creando molte difficoltà ai playmaker gialloblu per poi andare a giocarsi nella metà campo offensiva uno schema, utilizzando anche forze fresche come vediamo Matteo Botteghi entrare in questo momento al posto di Saponi, e rientra un gran palleggiatore come Mattia Cardellini. Carotti sta giocando una partita difensiva veramente molto molto importante. Subito Matteo Botteghi a bloccare per Tia Cardellini, esce dai blocchi anche Luca Benedetti, difesa aggressiva, la mano ancora forse non è caldissima, quella di Cardellini appena rientrato neanche, rimbalzone del solito Luca Benedetti che si va a conquistare un fallo che non lo porterà chiaramente in lunetta, ma sicuramente dà respiro alla squadra di Sant'Arcangelo. Sicuramente Sant'Arcangelo dovrà anche aumentare quella che è la pressione difensiva. La palla circola troppo velocemente, troppo facilmente, quella di Cecina in avanti. È chiaro, stiamo parlando di talenti incredibili, ma tant'è che se la vuoi portare a casa questa partita devi fare il match perfetto. Perde un altro pallone Luca Benedetti, prova lo stoppone, erroraccio del numero 15 Giovanni Bruni sulla pressione di GJ alias Gualtieri Julian, e palla recuperata per lo zampino di chi? Nicola Picciobianchi, signori. Arsenio arriva e mette lo zampino. Intanto c'è Cardellini, la palla per Botteghi, le sue finte, poi la palla per Bianchi che spara da tre punti, non riesce a metterla dentro, ma ottimo rimbalzo da parte di Botteghi che poi la dà a Gualtieri. Dall'altra parte lo scarico volante di Cardellini per Bianchi che vuole andare da Benedetti, non si capiscono, azione bellissima, peccato che non sia andata a buon fine, però tentativo di grande pallacanestro. È importante che i ragazzi si cerchino così a memoria, vuole dire che c'è fiducia e c'è voglia di giocare bene. Bruni, la serie di finte, poi sfrutta il blocco, si va dall'altra parte con il piazzatone dalla lunetta di Carotti, ragazzo del 97, come dicevamo, ha tantissima voglia di ben figurare, sta facendo un ottimo campionato. Serie di finte di Cardellini che poi scarica per Luca Benedetti, tentativo di penetrazione, lo scarico per Gualtieri, arriva il fallo, viene dato fallo in attacco a Luca Benedetti, ma aveva già scaricato la palla. Il fallo in attacco sicuramente c'è, ma non essendoci più il possesso, secondo noi non andava fischiato. Gambolati si va ancora dai playmaker di casa, ancora Gambolati che gioca l'uno contro uno. Toscano, ancora il tiro di Carotti, sbagliato, la lotta a rimbalzo premia Bianchi che scippa letteralmente la palla a Gambolati che era convinto di aver preso lui il rimbalzo ma non ha trovato più la palla. Tiro in sospensione di Benedetti, sbagliato, una forzatura per Luca, e arriva il secondo fallo di Julian Gualtieri per fermare il contropiede. 6 minuti da giocare, ospiti avanti di uno. Ecco, tutto quello che non deve fare in questo momento Sant'Arcangelo è racchiuso nella giocata di Luca Benedetti. Cecina sta giocando a ritmi altissimi, bisogna cercare un attimo di abbassarli per ritrovare anche quella calma che manca in questo momento
a Sant'Arcangelo. Vediamo adesso come gira, molto bene il pallone, arriva nelle mani di Bruni che spara il bombone del più 4, Cecina sul 25-21 quando mancano 5 minuti e mezzo alla fine di questo quarto. Sant'Arcangelo deve ritrovare il suo gioco senza troppe individualità, ci prova adesso Giulian Gualtieri da casa sua, non va a bersaglio, Piccio Bianchi ci mette la manina, non basta questa volta, e allora ancora Bruni a spingere sulla difesa di Piccio Bianchi, gli vuole rubare il pallone, lo scarico per il tiro da tre, mattone completo di Toscano. Bene così, Piccio Bianchi ce l'ha forse quel tiro, arriva in angolo da Botteghi, no da Bedetti, scusate, scarico senza logica quello di Luca Bedetti, altro errore del numero 11, altro canestro per Cecina che vola sul più 6, time out immediato per Costassinari che ne ha chiamati due nel giro di un minuto e mezzo. Bisogna ritrovare, Simone, quella calma, quel gioco, quell'essere uniti che ha sempre contraddistinto Sant'Arcangelo e che questa sera un po' sta svanendo, chiaramente anche per mano di una squadra talentuosa come quella di Cecina. Tante le lodi per Cecina, che è una squadra che non molla mai, che sta dando veramente il proprio meglio per cercare di vincere questa partita. Dall'altra parte ci sentiamo di dire che sta mancando qualcosa, ma sta mancando sostanzialmente qualcosa dal punto di vista della voglia di giocare insieme. Nei momenti di difficoltà gli Angels si devono aggrappare al collettivo e al proprio modo di concepire la pallacanestro. Non fosse così si andrebbe in difficoltà contro una squadra che giustamente non è fatta di singoli, ma deve essere un'unica armonia. Guardiamo un po' i punti del primo quarto, vediamo 3 punti per Gualtieri, 2 per Bedetti, 6 di Moretti, 10 di Saponi. Dall'altra parte i 7 di Del Testa, miglior marcatore dei suoi, e i 3 di Carotti. Adesso viene chiamato lo schema da Luca Pesaresi, si va dietro la schiena per Moretti. 4 piccoli per Sant'Arcangelo, il tiro di Botteghi che è il quinto piccolo, nel senso che tira fronte a canestro esattamente come le altre guardie che ci sono in campo. Interessante l'idea di vedere Moretti da numero 4, tentativo sbagliato, rimbalzone di Matteo Botteghi, si va in contropiede per altri 2 fantastici punti di Gioele Moretti, una palla all'assist dato da Cardellini che è veramente qualcosa di incredibile, palla che arriva con il contagiri in una maniera strepitosa e si alza il grido Angels Angels da parte di tutto il pala SGR, infiammato da questa palla e dalla conclusione di Iceman che è calato dal titano. I propri compagni scherzando dicevano: consideratelo la iena, non c'è Francesco Bedetti, quindi sarà lui a prendersi alcune iniziative. Avevano ragione, stasera ci sta facendo vedere delle cose egregie il nostro Gioele. La palla arriva a Pesaresi, le sue finte, Botteghi, uno contro uno di Botteghi che alza il tiro, solo Ferro, peccato, forse avrebbe potuto cercare il tabellone. Si va da Fratto che non se la sente di giocare l'uno contro uno, Toscano per Gambolati che va a segnare, probabilmente 3 secondi in area ma non vengono mai fischiati. Sul cubo dei cambi Capitan Saponi, lo scarico per il tiro da 3 di Luca Pesaresi, 28 punti Sant'Arcangelo più 3 Cecina. Tentativo adesso per Fratto che si vuole fare spazio e riesce a farselo con la mano esterna, la palla di Bianchi per Cardellini che
va a chiamare lo schema per i suoi, sfrutta il blocco, lo prende due volte, poi lo scarico per Bianchi, Moretti, si va da Moretti che scarica per il tiro di Pesaresi, ancora palo si direbbe nel calcio, arriva il canestro e fallo con un fallo pesante perché dovrebbe andare contro Cardellini, così è, rientra Capitan Saponi e probabilmente uscirà anche Cardellini perché problemi di falli per lui, terzo fallo per Mattia Cardellini. Toscano andrà in lunetta con il libero aggiuntivo. Sant'Arcangelo che ha fatto molta fatica, aveva chiuso il primo quarto a 21, arriva la fischiata degli arbitri che va contro Gambolati che ha fatto invasione, esce Gambolati, al suo posto rientra Medizza. Dicevamo di una Sant'Arcangelo che ha fatto 21 punti nel primo quarto e sono solo 7 quelli fatti nel secondo. Ottima sicuramente la difesa ospite, ma tanto merito di questo punteggio è anche perché Sant'Arcangelo ha trovato poca confidenza con il canestro. La palla adesso va sotto Capitan Saponi, Medizza ci prova con tutto il proprio peso, ottima l'iniziativa di Moretti che poi riapre, assist di Pesaresi per Saponi che segna e subisce il fallo aggiuntivo per Saponi che va in lunetta, 30° punto a segno per il capitano, ovviamente non sono 30 i suoi punti ma sono 30 i punti di squadra per Sant'Arcangelo. Linea della carità per lui, l'arbitro con calma decide di consegnare la palla, sbaglia il libero, 35-30 per gli ospiti, adesso in attacco Fratto, arriva il fischio dell'arbitro, vediamo contro chi va, fallo di Capitan Saponi, saranno due tiri liberi, i tifosi di casa volevano l'infrazione di passi perché c'è stato un controllo un po' dubbio su quella partenza. Tifosi di casa che volevano a tutti i costi l'infrazione di passi, ma questa è stata la fischiata degli arbitri. Sbaglia il primo, vediamo il secondo, a segno il secondo, più 6 Cecina. Fratto manda a quel paese l'arbitro e poi esce. Sinceramente ci sembra un atteggiamento poco furbo, poi l'arbitro non gli dà tecnico, quindi forse ha ragione lui, ma azione incredibile di Pesaresi che poi sbaglia, arriva il rimbalzone del Capitan Saponi, Zaccariello fa per rimettere la palla in campo, poi entra in campo con la palla, Zaccariello ha fatto la finta di rimettere la palla, sulla finta Pesaresi ha coperto l'angolo e lui è venuto in campo con il pallone, quindi a norma di regolamento è cambio rimessa. Così è infatti Pesaresi, lo scarico per Bianchi che spara da 3 punti, solo primo ferro ma prende il proprio rimbalzo e va dietro la schiena per Moretti che sbaglia, Giulian Gualtieri va a segnare, meno 2 Sant'Arcangelo, attenzione si sono svegliati gli Angels, attenzione anche Giulian Gualtieri, benzina direttamente dall'America, si parte, è accesa la macchina e allora 36 Cecina, 34
Angel Sant'Arcangelo prova Carotti nel mismatch, erroraccio su Piccio che recupera il pallone, riparte in transizione, attenzione al restetiro di Luca Pesaresi che viene raddoppiato in angolo sempre da Carotti, ancora da Gualtieri, la palla gira verso Bianchi, vuole il blocco, un riblocco sempre di Alberto Saponi, ci va da Giogione Moretti, la palla sguilla, le mani sono infarinate, palla persa Sant'Arcangelo, ma signori abbiamo ritrovato quello che serviva, quell'atteggiamento giusto, quella aggressività difensiva, offensiva, dovunque vogliate voi, e subito a chiamare time out il coach di Cecina Federico Campanella, che ci vuole pensare su un attimo, vuole parlare con i propri ragazzi e dirgli ok, dobbiamo ritornare alla pressione difensiva che c'era prima per creare sempre più problemi, soprattutto in fase offensiva, e credo in particolar modo che dirà ai propri ragazzi la questione rimbalzi, nella azione precedente 3 rimbalzi offensivi concessi sono veramente troppi e hanno portato a 2 errori e poi al canestro di Giulian Gualtieri, fallo sì, fallo no, vedetevela voi, ma il risultato è 34 Dulca Sant'Arcangelo, 36 Basket Cecina, con 4 falli di squadra per Sant'Arcangelo, 2 invece quelli per gli ospiti, a 50.1 secondi dalla fine di questo secondo quarto o primo tempo, qual dir si voglia, rimessa per Cecina, vediamo la difesa di Sant'Arcangelo se sarà a zona o a uomo, zona 2-3 con Piccio Bianchi che si sposta, una sorta di 1-3-1, esce Capitan Saponi sulla penetrazione del numero 8 di Cecina, sbaglia incredibilmente Medizza, pallone recuperato molto bene da Pesaresi, allora si va di là per eventuale pareggio e o sorpasso, se la vuole giocare 10 secondi alla fine dei 24, Lucone Pesaresi, il blocco di Gioele Moretti, si apre il tiro, arriva la manata, non si andrà e Lonetta perché i falli sono solo 2, ma l'ultimo tiro sarà sicuramente, a meno di una follia cestistica di Sant'Arcangelo, chiama lo schema Luca Pesaresi, se la vuole giocare probabilmente lui, arriva al blocco di Capitan Saponi, ancora Pesaresi, 7 secondi sul cronometro, sono 5, sono 4, ci prova Giulian Gualtieri con l'arresto e tiro, non va a bersaglio, un secondo alla fine, il tiro arriva oltre lo scadere del secondo quarto, Angel Sant'Arcangelo 34 Basket Service Cecina 36, ci sentiamo per un secondo tempo dal livello emozionale incomparabile. Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità, attendiamo l'ingresso delle squadre per ringraziare il nostro regista Gabriele Moretti, sempre pronto con il suo occhio a catturare tutte quelle che sono le azioni migliori per noi. Questa sera un duo inedito alle statistiche, Valeria Nanni e Marco Serafini, ringraziamo anche loro, pronti a darci un super contributo, e facciamo un grosso in bocca al lupo a Marco Bronzetti, a letto con l'influenza. Ripartiti, la palla arriva a Bianchi, si va da Moretti, Pesaresi, tiro da 3 di Pesaresi che viene beffato dal ferro, Moretti aveva toccato la palla a rimbalzo ma non riesce a catturarla, dall'altra parte del testa riesce a scaricare per Toscano che appoggia il reverse. Fuori onda si ragionava sul fatto che nel primo tempo Sant'Arcangelo si è visto con due dei suoi protagonisti che di solito fanno la differenza, cioè Luca Bedetti e Luca Pesaresi, che hanno fatto 5 punti in 2. Bedetti, che giustamente ha sentito quello che stavamo dicendo, si è buttato dentro con la moto e ha raddoppiato il proprio bottino personale passando da 2 a 4 punti. Dall'altra parte arriva il fallo dato a Gioele Moretti, terzo fallo per Gioele,
cariche di falli gli esterni di Sant'Arcangelo, perché sono tre i falli di Moretti, così come quelli di Mattia Cardellini. Una chiave di lettura importante per una partita come questa, dove tutto può essere utile. Moretti fa un taglio fuori degno di Darren Dawkins e la rimessa è per Sant'Arcangelo. Abbiamo qui Christian che è pronto a fare una domanda. Sì, facciamo una domanda volante a uno dei grandissimi ritorni che dicevamo questa sera presenti in tribuna. Giada Angelini riceve subito il pallone, il suo ragazzo che non riesce a servire Alberto Saponi. Una domanda volante proprio su Nicola: che cos'è il basket per Nicola, per voi, e voi che siete distanti in questo momento, come fate a conciliare tutto? Allora, presupponendo che io e Nicola ci siamo conosciuti tramite il basket, perché abbiamo fatto un camp insieme qua a Rimini proprio, però no, io direi che per Nicola il basket è tutto, cioè lui mette l'anima in tutto e ha appena recuperato la palla. E che recupero, signori! E quindi io direi, cioè lui mette sempre tutto se stesso in tutto, ma nel basket è proprio tutta la sua vita, tutto il suo cuore, quindi scommetto che farà del suo meglio sempre, ci proverà comunque. Perfetto, le promesse vanno sempre mantenute, ma sappiamo che Nicola Picciobianchi ci riuscirà. Ringraziamo il nostro ospite che ritorna in tribuna. Ma Simone, è perché mi ha visto con me che sei ingelosito e ha acceso il motore, o cosa è successo? Piccio onnipresente in campo e fuori. Tanto Luca Bedetti segna il primo. Sbaglia il secondo purtroppo e lascia un punto di discrepanza tra le due formazioni. Dall'altra parte Cecina con Carotti che scarica al del testa, si va sotto da Gambolati che vuole giocare l'uno contro uno, ma Moretti difende come un leone. Toscano dà la palla del testa che sbaglia un appoggio facile, poi arriva il fallo su Capitan Saponi a rimbalzo. Rimessa per Sant'Arcangelo. 7 minuti e 57 alla terza pausa, il palla SGR lì che urla Angels Angels. Pesaresi porta sulla palla per i suoi, si va da Moretti, Bianchi la finta di tiro, poi lo scarico ancora per Gioele Moretti, uno contro uno di Moretti, Bianchi, Pesaresi da 8 metri, la palla non va dentro, peccato. Forse Luca avrebbe potuto tentare un passo in avanti. Attenzione perché toglie la protezione al gomito Luca Pesaresi. Ha voglia di fare sul serio. Ha voglia di fare sul serio. È ora che faccia sul serio anche per se stesso e per tutta Sant'Arcangelo. 1 su 9 fino in questo momento. I suoi tiri dal campo non all'altezza di quello che ci ha sempre dimostrato. Vuole per se stesso, attenzione, recuperone, Pesaresi, numero da circo, si va da Gioele Moretti. Porca miseria, è tornato Piccio Bianchi, 2 recuperi nel giro di 2 minuti, mettetelo titolare perché lui è quello che serve a Sant'Arcangelo, è quello che serve a Sant'Arcangelo, e anche lo stoppone, il contropiede, sempre contro Gioele Moretti, date la palla al caldissimo, senza protezione, Luca, bombone, Pesaresi, toglietegli anche la maglia a questo punto, fatelo per noi, per favore. Sbaglia ancora Cecina, altro contropiede non funzionale e non fortunato, ma c'è Simone. Allora, o noi siamo dei gufi clamorosi o qui stiamo parlando di un talento incredibile. La fortuna c'è stata, è vero, ma cioè, se si è tolto la protezione, il tutore, adesso gli togliamo noi qualcos'altro. L'avevamo detto, è successa la stessa cosa a Trecate, ha tolto la protezione e poi ha iniziato a segnare. A questo punto ci metteremo d'accordo con i compagni di squadra perché gliela nascondano nello spogliatoio prima di entrare in campo.
Ricordiamo che la stessa protezione la portava anche Allen Iverson, uno che sta cambiando le regole della Hall of Fame nell'NBA, pur di metterlo dentro stanno cambiando le regole per farcelo entrare prima, e questa è una di quelle cose che sinceramente stanno facendo storia nel basket, perché gli anni 90 ci hanno regalato parecchie cose. Ad esempio ieri sera si parlava di un signore che ha cominciato a giocare negli anni 90, un certo Kobe, no Christian? Un certo Kobe, diciamo che la reunion di ieri sera è stata profetica e poetica da parte dei due forse più grandi cultori della pallacanestro oggi, almeno mediaticamente parlando, Flavio Tranquillo e Federico Buffa, un certo Kobe che ha fatto la storia sia a livello di squadra per i Los Angeles Lakers che a livello mondiale anche per la propria nazione. Scriveva proprio Ettore Messina nel suo libro che ha composto quando era il secondo di Mike Brown ai Los Angeles Lakers, tanto recuperone, quasi recuperone, anzi recuperone bis di Sant'Arcangelo per l'infrazione di 24 secondi. Ettore Messina diceva: Kobe è un campione dentro e fuori dal campo, è chiaro, inserire un campione all'interno di una squadra non è facilissimo, ma lui da solo ci è riuscito, anche se a volte si arrabbiava qualche volta di troppo. 42 Sant'Arcangelo, 38 Cecina, 6-14 alla fine di questo terzo quarto, fermata l'emorragia di Sant'Arcangelo col parzialone, altro fallo difensivo questa volta di Daniele Toscano che spinge Luca Bedetti, si aggrappa a tutti, a tutta la muscolatura del numero 11, si lamenta al numero 5, ma è evidente che non si può lamentare in questo modo. Trova anche una mini protesta contro il custode del palazzetto. La palla in angolo per la penetrazione di Luca Bedetti, forse una giocata troppo in solitaria e troppo rischiosa, sbaglia il tiro dai due punti in sospensione. Allora Bruno ancora per Cecina, non circola molto bene il pallone, Fratta se la vuole giocare da solo, si aiuta in maniera abbastanza palese con il braccio al limite del fare in attacco, rimbalzo di un giocatore di Cecina e arriva il fallo prima del canestro, molto prima del canestro. Viene indicato un numero 4, numero 4 non esiste nel referto Angels, andremo a scoprirlo poi vivendo. Carotti, Bruni, lo scarico sotto, fatto molto bene, altro fallo, sempre all'interno del semicerchio dello smile sotto canestro. Qui arriva il fallo di Saponi, è il terzo per lui quando mancano 5:26 alla fine di questo quarto, sempre 2-3 per Sant'Arcangelo. Carotti, ricordiamo, convocato allo Star Game quest'anno della Serie B, classe 97, tiro stoppato, la terza della gara per Luca Bedetti che vola in contropiede, prende il fallo, non viene fischiato, gli dà il pallone come per dire tientelo perché se me lo prendo io andavo anche in lunetta. 5-0-2, 44-38 Angels, è questo lo spirito insieme a tutto il Palace GR, Simone, che vogliamo vedere da questi ragazzi. Rimbalzone di Moretti che poi vola a terra, non c'è fallo per gli arbitri. Carotti che vuole armare la mano di Del Testa, poi arriva il fallo di Luca Pesaresi. Arriva il cambio per Coach Tassinari, colpo ricevuto alla bocca dello stomaco per Capitan Saponi che esce, al suo posto rientra Matteo Botteghi. La palla per Carotti, Del Testa si va da Bruni, tentativo di Fratto che poi scarica. Carotti tira da tre punti,
segna con un ottimo step back. 40 punti per Cecina, 44 quelli di Sant'Arcangelo. Moretti per Bedetti, lo scarico, Bianchi, le sue finte, ancora Luca Bedetti, bisogna tirare, mancano 3 secondi, tiro da 3 di Bedetti, secondo ferro per lui, la palla fuori, tentativo di Del Testa che prende la linea di fondo, poi arriva il tiro da 3 col fallo. Viene dato il fallo a Pesaresi, 3 punti per Cecina, più ci sarà l'addizionale. Adesso vediamo, perché in questo momento segna da 2 punti il tabellone, quindi l'arbitro ha dato canestro da 2, più ci sarà il libero aggiuntivo. Ingenuità abbastanza pesante per Luca Pesaresi. Com'è come non è, abbiamo una partita punto a punto. Com'è come non è, ecco, hai detto proprio bene. Noi quello che aspettava Sant'Arcangelo era proprio una partita punto a punto, data il talento, data anche la classifica di Cecina, che l'ha vista non brillantissima nelle ultime 2 partite, con 2 sconfitte di fila, fino a quel momento era stata praticamente perfetta. Costassinari ha sempre detto: noi dobbiamo giocarcela fino in fondo, dobbiamo sperare di rimanere attaccati per poi dare la sferrata finale. Gli Angels molto spesso hanno dimostrato di non sapere gestire bene i finali, questa sera è un banco di prova importantissimo. Rientra intanto col numero 13 il neo acquisto giallo-blu di quest'anno, Tia Cardellini. Ancora secco quest'oggi, non perfetta la sua prestazione, speriamo possa migliorarla d'ora in poi e apportare le giuste misure attraverso anche il gioco con i propri compagni. Ancora Cardellini che spara la palla dall'altra parte del campo dove c'è Botteghi, non la riesce a salvare. Non è forse qui tanto colpa di Tia Cardellini quanto delle spaziature mal gestite nell'attacco alla zone press di Cecina. Cecina oggi ha fatto una partita straripante a livello difensivo, complimenti a loro, complimenti a Campanella, che come vedevamo nella pausa tra il secondo e il terzo quarto è stato giocatore fino a 25 anni, poi ha cominciato subito ad allenare prima in Serie D e poi è arrivato anche in Serie A a fare il vice a Livorno per poi tornare dalle parti di Cecina, sempre toscana sia. Cardellini, esce Luca Bedetti, non riesce a servirlo, si va dall'altra parte da Piccio Bianchi, poche idee in questo momento, 6 secondi alla fine dei 24 secondi, ci vuole giocare a 2, Tia Cardellini, sbloccati per piacere, va fuori il pallone. Non ci siamo ancora con Cardellini a livello realizzativo quest'oggi, e allora Carotti a spingere dall'altra parte, un motorino assoluto, il numero 14 bianco-blu. Ancora rubatona di Bedetti che arriva dal lato debole con furore, e allora altra occasione per riportare a debita distanza Cecina da Sant'Arcangelo. Ci pensa Gioele Moretti, la tabella non dà una mano, anche se in detti cestistici dovrebbe essere la migliore amica dell'uomo. Ancora Del Testa, il capitano, sempre da Carotti, se la vuole giocare in uno contro tutti. Si va da Bruni, ancora Carotti, il mismatch contro Matteo Botteghi, si butta dentro, non arriva al fallo, 4 secondi, il tiro da 3 punti di Bruni, va a bersaglio, sorpasso Cecina. Momenti complicati per Sant'Arcangelo, che sta trovando poca fluidità in attacco, nonostante le mani educate del playmaker si fa fatica a girare la palla. Si va da Luca Bedetti che viene letteralmente assalito, fratto
come vede partire Bedetti, gli si butta addosso, addirittura litiga col proprio allenatore, perché dice: io devo andare su Bedetti. Segna il primo libero Bedetti. Buono anche il secondo. Parità 1:40 alla terza sirena. Tamburi che vanno a incitare Sant'Arcangelo. Tentativo interessante di Carotti che però non trova il fondo del secchiello. Il rimbalzo è per Piccio Bianchi, poi arriva l'errore di Luca Bedetti. Bella la difesa di Moretti che induce nell'errore di Del Testa, che tira direttamente la palla fuori perché Moretti si sposta e quindi arriva direttamente la palla fuori. Voleva servire Carotti ma non c'è riuscito. Del Testa, si vede il capitano in queste cose. Esce Luca Bedetti, entra Capitan Saponi. Dicevamo del capitano di Cecina che è andato immediatamente dal proprio tecnico a dire: sono stato io a sbagliare. E questa è una cosa importante per dare fiducia, dicevamo, Carotti, un ragazzo del 97. Bella la finta, si arriva da Saponi, ancora Moretti che spara da tre, la palla entra e esce. Avevano già esultato i tifosi di casa, poi la palla li ha beffati. Anche un pizzico di sfortuna per Gioele. Carotti completamente libero, va a segnare. Qui la difesa deve sbattersi un pochino in più. 35 secondi alla sirena, tiro da tre di Botteghi, a segno, parità di nuovo. Matteo Botteghi brucia la retina del Pala SGR. Discrepanza di 5 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della gara. Bruni a questo punto dovrà cominciare a fare qualcosa, perché fra 5 secondi suonerà la sirena. Ne mancano due, appoggia, trova il fondo del secchiello, si va da Cardellini, bisogna tirare. Cardellini, 2 secondi, arresto e tiro, non trova il fondo del secchiello. Finisce il terzo quarto con Cecci in avanti, 51-49. Ultimi 10 lunghi minuti prima della fine di una partita molto interessante, che vede due squadre che, ci viene da dire, meritano entrambe un applauso perché sono lì a lottare punto a punto. Da segnalare l'ingresso in campo di Giulian Gualtieri al posto di Nicola Bianchi, doppio lungo per Sant'Arcangelo in questo ultimo quarto. Medizza va a rimbalzo a mano chiusa, l'ultimo tocco ovviamente il suo, quindi rimessa per Sant'Arcangelo. La cosa più evidente che ci viene da dire è questa: nei primi tre quarti Sant'Arcangelo ha tirato con 4 su 21 da tre punti, il 19%, percentuale più bassa in stagione. Qualcosa sta venendo a mancare lì. Qui arriva la recuperata di Bruni che appoggia in reverse il suo 15° punto, miglior marcatore dei suoi. Cardellini sfrutta il blocco, lo scarico per Botteghi, ancora lui, si va da Moretti, scade il tempo, Moretti si butta dentro, scarica per Gualtieri, arriva il fallo di Medizza quando mancavano 2 secondi allo scadere dei 24. Arriva il fallo di Medizza su Matteo Botteghi, esce Carotti e rientra Zaccariello per Cecina. Dall'altra parte esce Moretti e entra Luca Pesaresi. ...8:55 da giocare, Cecina avanti di 4, ma ci sono 2 tiri liberi per Matteo Botteghi.
segna il primo. Buono anche il secondo. 51esimo punto per Sant'Arcangelo. Due punti di vantaggio per la squadra che adesso sta attaccando. Zaccariello completamente libero, tira e sbaglia, rimbalzone di Botteghi che poi apre per Cardellini. Cardellini si butta dentro, viene spinto, c'è stato un tamponamento degno della tangenziale di Milano. Arriva il fallo di Del Testa, terzo fallo per lui. Si va ad asciugare il campo perché giustamente c'è stata la strisciata di Cardellini. Rimessa di Pesaresi che la consegna in mano a Bruni. Fallo, quarto fallo di Mattia Cardellini, per dare la rimessa a Cecina invece dei due punti, però il quarto fallo di Mattia. Qui purtroppo c'è stata una rimessa data un po' troppo morbida, serie di ingenuità purtroppo per i ragazzi di Costassinari. Adesso bisognerà stringere le maglie difensive. Gambolati tira buttandosi indietro e segna. Marchio di fabbrica di Gambolati questo tiro dalla media. Cardellini, arriva il fallo probabilmente in attacco contro Saponi. Così è, quarto fallo anche per Alberto Saponi che si lamenta, ma a nulla valgono le proteste. Esce Alberto Saponi, rientra Luca Bedetti. La palla per Bruni che chiama lo schema mano bassa per i suoi. Zona di Sant'Arcangelo per cercare di contrastare quello che è l'attacco ospite. Gambolati si butta ancora indietro, sbaglia questa volta. Ancora più 4 Cecina, 7 minuti e mezzo alla fine della partita. Pesaresi, bello l'assist per Matteo Botteghi che appoggia da solo da sotto. Ottimo l'assist di Luca Pesaresi. Ottimo l'assist, ma vi volevo far notare una cosa. Guardate come da una buona difesa può nascere un ottimo attacco. Sant'Arcangelo non sta difendendo per niente bene oltre a questa bomba che... Complimenti a lui e alle sue doti. Giovanni Bruni ha sparato veramente un tiro incredibile, ma dicevo, come da una buona difesa possa nascere un buon attacco. Vedete, anche in questo caso si è preso un canestro, la difesa non è stata delle migliori, si riversa tutto nell'attacco. Intanto fallo tattico, anche se nel nuovo regolamento di fallo tattico non si può parlare. Terzo fallo sia di Pesaresi che di tutta la squadra. Prata si butta dentro contro Botteghi, stoppone al vetro, bisogna correre in contropiede adesso. Pesaresi lancia Luca Bedetti, la palla fuori da Tia Cardellini, il tiro è un po' teso, forse troppo, si stampa sul primo ferro e poi sulla tabella. Allora Bruni a spingere, non si ferma mai neanche lui quest'oggi. Gualtieri a difendere, lo accompagna al centro, il tiro da tre punti di Fratta che non va a bersaglio, la tocca a Botteghi, chiede un fallo, Cecina dall'altra parte, tira Cardellini, vola Usain Bolt in versione Sant'Arcangiolese e o Pesarese, fate come volete, e riporta a meno 3 i suoi e sblocca il proprio tabellino portandosi a due punti. Mismatch clamoroso, arrivano gli aiuti e da un'altra stoppata, seconda di fila, 3 secondi alla fine, arriva il tiro da 3 punti. Ecco, questo è il classico tiro che deve andare dentro.
tanta fortuna, tiro in corsa oltre l'arco. Dicevamo che la tabella è il migliore amico dell'uomo, se da una parte è stato rispettato questo detto, dall'altra prima no. Perché? Perché non serve la tabella. Pesaresi, se si scalda la tabella non la usa. Solo Cotone, Fratto lasciato completamente da solo, poi arriva il fallo fischiato dagli arbitri, ma sinceramente sembrava più Fratto che si era buttato tutto da una parte. Arriva il fallo di Botteghi, esce Bruni, rientra Carotti. Francesco Fratto dalla linea della carità. Segna il primo. Quattro punti di vantaggio adesso per Cecina, vediamo se andranno a 5. Così è, 6-3-5-8. Pesaresi, serie di finte di Luca Pesaresi, poi la palla va a Cardellini che invece di tirare da tre si butta dentro, scarica per Bedetti, la palla entra e esce, ma il rimbalzo è di Mattia Cardellini. Ancora Pesaresi, raddoppiato, tira da tre punti, solo primo ferro, qui la rimessa è per Cecina. Serie di iniziative, esce Matteo Botteghi, rientra Alberto Saponi, 4-52 a giocare. Non si capisce perché l'arbitro non fa riprendere il gioco, adesso si asciuga il campo. ...4-52... bonus attivo per Sant'Arcangelo, due soli falli di squadra per gli ospiti che sono avanti 6-3-5-8... Sant'Arcangelo è lì che sta cercando di difendere con le unghie e coi denti. Palla che arriva in testa a Luca Bedetti, tiro sbagliato da tre punti da parte del testa. Ancora il rimbalzo di Cecina. Sant'Arcangelo in questo momento è sotto soprattutto di inerzia. Tentativo sbagliato ancora da parte di Cecina, arriva il fischio degli arbitri. Vediamo se va contro Fratto. È proprio così. Fallo di Fratto, rimbalzo su Saponi. Esce del test, rientra Bruni che è stato 30 secondi in panchina. Miglior marcatore dei suoi, 18 punti fin qui, con 4-14 da giocare bisogna difendere come i leoni. Esatto, esatto, questa è la chiave di tutto questa sera, bisogna difendere come i leoni. Abbiamo visto che da una ottima difesa riparte un grandissimo contropiede, abbiamo visto come con un'ottima difesa l'attacco di Cecina va in difficoltà e la componente psicologica negativa, se così la possiamo chiamare, aumenta. È tutta una questione di testa adesso, mancano 4-14, vediamo che Contassinari in questo momento stia proprio pensando a quello, a quella componente lì. C'è bisogno di 4 minuti e 14 perfetti, alla morte, col coltello tra i denti e con la bava alla bocca. Questo è quello che è lo spirito Sant'Arcangelo, è chiaro. 35 minuti contro una squadra contro Cecina sono molto spesso ingestibili anche dal punto di vista fisico, però quando anche le gambe non girano è il cuore a dover girare, e allora ci prova subito Tia Cardellini, il nostro American Boy col numero 13, che
attacca la pressione di Carotti, se la vuole giocare, forse un fallo su Palleggio, arriva la palla in angolo da Giulian Gualtieri, è il suo tiro, la tocca Capitan Saponi, un tiro che doveva andare dentro scarico, forse un poco lento quello di Cardellini, che si aspettava un Giulian Gualtieri sotto canestro. Giulian invece si è aperto oltre l'arco, e allora ancora difesa, è qui che si decide la partita. Gambo all'arco, la palla nelle mani, se la vuole giocare contro Giulian Gualtieri, ottimo l'anticipo di Luca Bedetti. 11 secondi alla fine dei 24 per Cecina, che si deve costruire un'azione in poco tempo. Carotti, se la vuole giocare lui, si butta dentro la difesa di Alberto Saponi, si va da Bruni, Tia Cardellini gliela tocca, un secondo soltanto alla sirena dell'azione, vediamo se verrà lanciata per aria un pallone o se si cercherà di costruire un tiro a suon di blocchi. Esce, alza il pallone, non va a bersaglio. Avevamo per un attimo visto il pallone entrare. Gran giocata comunque di Cecina, che ha liberato in un mismatch Toscano, ma la palla non è andata dentro. E allora ancora Tia Cardellini, si va da Luca Bedetti, se la vuole giocare sotto Alberto Saponi, arriva il fallo di Gambolati, che è il quarto di squadra se non erriamo, ed è proprio così, con 3 e 21 entrambe le squadre sono in bonus, e questo, Simone, vuol dire concentrazione e freddezza dalla lunetta. C'è bisogno di tutto, di lucidità, di voglia di portare a casa questa partita, c'è bisogno di fame, che detta dopo il Natale sembra una presa in giro. Le finte di Pesaresi, lo scarico, il tiro da tre di Gualtieri, solo Ferro, non c'è modo di vedere quella palla entrare da tre punti stasera, veramente una complicazione assurda il tiro da tre. Sant'Arcangelo chiaramente dipende dalle proprie percentuali come qualsiasi squadra, ma visto il numero di tiri da tre della formazione di Tassinari, forse più di qualcun altro. Arriva un'ottima difesa di Capitan Saponi, Gambolati esce al suo posto, rientra Medizza. ...2:43 da giocare, Sant'Arcangelo che viene in zona d'attacco in questo momento. Pesaresi fa la guardia, Cardellini è lì che porta su palla, serie di finte, poi arriva il tiro che brucia la retina, quarto punto di Mattia Cardellini, che va a pescare un jolly importante in questo momento, prende una buona responsabilità. Bruni, l'uno contro uno con Cardellini, fallo di Medizza sul blocco che ha steso Cardellini, per gli arbitri è tutto regolare. Questo è un brutto gesto perché l'intenzione era proprio quella di andare come adesso su Pesaresi. Medizza allarga sempre i gomiti, poi va a prendere un 5 dalla propria panchina, ma è un modo di difendere che francamente non ci piace. Poi è chiaro che se viene tutelato dagli arbitri lo può fare, ma è un modo di difendere che non ha proprio molto a che vedere con la definizione di sport. Sì, se poi vogliamo entrare in termini di regolamento, non ha proprio a che vedere col regolamento, anche perché è uno scivolamento verso il giocatore allargandole anche, che a termini di regolamento è blocco in movimento. Blocco in movimento fatto anche dall'altra parte in attacco, e qui arrivano altri due punti per Cecina quando manca 1:37 alla fine della partita e time out. Sant'Arcangelo, una doppia non fischiata che può e potrà pesare tantissimo ai fini del risultato finale. Costa Sinari ha terminato in questo momento i time out, due ancora ne ha coach Campanella,
una doppia non fischiata che può incidere a livello anche sul morale dei ragazzi. Abbiamo visto subito l'azione difensiva, difesa completamente in relax totale, se la vogliamo definire in maniera molto utopistica. Sta di fatto che Cecina è avanti di 7 punti quando manca 1.37. Se la palla non entra come i restanti 3 quarti e 8 minuti, allora sarà difficile riprenderla. Se la palla cominciasse ad entrare e anche qualche tiro libero in più non farebbe male, allora ci si potrebbe aspettare un finale punto a punto. Vediamo se c'è qualche cambio. Pare di no. Alla rimessa va Giogione Moretti. Doppio blocco sulla linea del tiro libero di Cardellini. E Capitan Saponi arriva al blocco anche di Per. La bomba non va a bersaglio, in questo caso, di Pesaresi. Fortuna vuole che il tocco, l'ultimo tocco, è quello di Cecina. E allora altro possesso, tiro costruito molto bene. È chiaro che quando costruisci un tiro così, in un momento così delicato, la paglia è meglio che entri, ma altro mal non venga. Fallo di Bruni e andrà in lunetta con 2 tiri liberi Gioele Moretti. Fallo antisportivo. Ora vi spiegavo perché. In termini di regolamento, se la palla non è stata ancora immessa in gioco da una rimessa che sia laterale o di fondo, il fallo viene chiamato automaticamente antisportivo dentro il primo. Era proprio quello che serviva a Sant'Arcangelo, punti più possesso. L'hai chiamato Iceman, noi lo richiamiamo Iceman. Momento delicatissimo per mettere 2 tiri liberi di Gioele Moretti. Allora possesso Angels, quando manca 1.5 siamo a meno 5. Cardellini si vuole giocare il pallone, va da Pesaresi, apre il palleggio, il tiro a 3 punti sembra corto. Ma cosa dico? Ma cosa vedo? Datemi un altro paio d'occhiali, per favore! Parabolone, 3 metri sopra il cielo, non è Federico Moccia, è Luca Pesaresi, la rimette in strada, meno 2, difesa Sant'Arcangelo, il palle SGR si infiamma, forse passi in partenza, forse passi in arrivo, forse fallo in arrivo. Anche qui una fischiata molto dubbia, se dobbiamo paragonarla a quelle che erano state fatte in precedenza, sta di fatto che si è scaldato nel momento forse più opportuno. Simone, ancora è lunga per tanti motivi, soprattutto perché c'è un toscano in lunetta che va a sbagliare il libero. Esultanza da vittoria del campionato per Sant'Arcangelo su questo libero. Ci crede il Pala SGR, la vogliono portare a casa. Più 3 Cecina. Pesaresi palla in mano, ultimo minuto, attenzione, c'è da soffrire. Ancora Pesaresi, sfrutta, doppio blocco, tiro da 3, a bersaglio la bomba, parità 68 pari, 40 secondi al termine, tutto il Pala SGR in piedi, 30 secondi al termine. Bruni va a cercare Toscano, arriva il canestro e fallo. Fallo di Pesaresi che manda il lunetta Toscano per l'addizionale con 31 secondi sul cronometro. Stavolta la palla va dentro, ancora più 3 Cecina. Pesaresi, 30 secondi alla fine. Medizza decide di picchiare Pesaresi, arriva il tiro da 3 di Moretti, sbagliato. Rimbalzone di Saponi,
Fischio degli arbitri, saranno due tiri liberi per Alberto Saponi. C'è Gianluca Sacchetti in campo perché Pesaresi ha subito una gomitata in faccia e sta sanguinando e viene portato dai sanitari dell'ambulanza. Non è arrivato il fallo su Luca Pesaresi. Sta facendo vedere il vicepresidente Palmiro Fornari che c'è il sangue sul parquet. L'arbitro lo voleva mandare fuori, ma Pesaresi ha preso un colpo sull'arcata e c'è da pulire il sangue. Dicevamo appunto prima degli interventi di Medizza, a furia di dai e dai è riuscito a far male a qualcuno, perché purtroppo il fatto di non sanzionarli come falli per tre volte, alla terza volta è successo che purtroppo ci si è fatti male. Queste sono quelle cose che non ci piacciono, tutt'al più che quando arrivano questi non fischi purtroppo poi si creano delle situazioni da corrida e si rischia veramente di perdere dei protagonisti per queste cose qui. Pesaresi in questo momento fondamentale per Sant'Arcangelo, che sta cercando di recuperare, è fuori perché sta sanguinando a seguito di un colpo ricevuto e non è considerato nemmeno fallo. Questo può decidere la partita più di quello che doveva fare Sant'Arcangelo prima, perché Cesina se avanti se l'è meritato, però non si può non fischiare certe cose. Assolutamente, c'era proprio Medizza che chiamava dalla panchina nel momento in cui tirava il tiro libero Cecina. L'azione precedente diceva ai propri compagni facciamo fallo, che è un discorso che ci può stare. Il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui tu fai fallo, il fallo deve essere a termini di regolamento. Se poi gli arbitri non lo fischiano, allora sfociamo proprio nell'irreale, nell'illuminismo seicentesco, che se vogliamo parlare di sport c'entra veramente poco o proprio nulla. Lunetta, capitan Saponi, qualche fischio da parte dei tifosi di Cecina, errore di Saponi, ancora meno tre Angels, erano fondamentali i tiri liberi. Dentro il secondo sicuramente ci sarà un fallo, arriva il time out di Cecina, 7-1 Cecina, 6-9 Sant'Arcangelo. Quando mancano 15.8 secondi è chiaro che disegnerà qualcosa coach Campanella per far ricevere uno dei suoi tiratori migliori. Dovrà arrivare immediatamente il fallo, chiaramente non dovrà ripetersi la situazione di prima dove Cecina ha fatto fallo prima dell'immissione in campo del pallone. Vedremo come chi la spunterà alla fine alla lotteria dei liberi, perché di ciò probabilmente si tratterà, a meno di ribaltoni clamorosi e decisioni poco consigliabili. I due arbitri vanno a richiamare le squadre, è chiaro che in questi momenti il tempo un attimino si dilata per permettere ai due coach di organizzare nel miglior modo possibile attacco o difesa che sia. Si ritorna in campo con Moretti, Bianchi, Bedetti, Cardellini e capitan Saponi, dall'altra parte Carotti, Zaccariello, Fratto, Bruni e Gambolati. Vediamo come si adatterà la difesa, fino adesso le ottime percentuali le ha avute Carotti, chiaramente Cardellini ha anche quattro falli, ma in questo momento cambia relativamente poco. Quasi rubata, ci vorrebbe l'instant triplay anche in Serie B di Luca Bedetti. Sono passati quattro decimi, vediamo, fallo subito di Piccio Bianchi che non lascia chiaramente scorrere
il cronometro, 14 secondi, ora la freddezza, Simone, è tutto. Dentro Julian Gualtieri per Bianchi. Ovviamente Sant'Arcangelo dovrà tirare da tre dall'altra parte. Bruni sbaglia il primo. Pesarelli con un cerotto gigantesco e la maglia tutta insanguinata. Segna il secondo. Palla Cardellini che passa adesso alla metà campo. Si ferma, bisogna tirare. Va a tirare da due Sant'Arcangelo. Arriva il quinto fallo di Cardellini su Carotti. Quando mancano 4 secondi, però non avendo più time out Sant'Arcangelo, è una scelta quella di tirare da due che forse non ha molto senso. Vedetti era ovviamente da solo sotto canestro, perché così non vuol dire niente. Pesaresi passa adesso davanti a noi con un cerotto più grande di lui e la maglia completamente rossa di sangue. Ci ricordiamo di lui quando ai playoff contro Ravenna era successo che la stessa identica situazione, anche quella volta aveva preso una gomitata, era sanguinante a bordo campo. Sbaglia il secondo, mancano 2 secondi, bisogna tirare. Sbaglia il tiro Luca Bedetti, come era normale che succedesse, non ha voluto dare la palla avanti, ma forse non sarebbe cambiato nulla. Julian Gualtieri era libero da tre. Comunque finisce l'imbattibilità di Sant'Arcangelo al Pala SGR. Brava Cecina che è stata in partita e ha fatto del proprio meglio per tutta la gara. Brutto l'episodio del fallo su Pesaresi. Rimane un grosso dispiacere per Sant'Arcangelo che nella partita in cui si è avuto veramente poco da quelli che di solito sono gli artefici principali dei punti di Sant'Arcangelo, aveva trovato un ottimo equilibrio. Cecina chiude a 73 punti, che sono quelli, come dicevamo, che fa normalmente. Sant'Arcangelo chiude a 71, un po' sotto le proprie medie. Intanto un saluto da Simone Stargiotti e da Cristian Tartaglia. Adios.